Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella sala San Francesco, ecco, chiamata così proprio per questo dipinto di Antonio Ciccone che è recentemente scomparso, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi qui per raccontarvi, vedete questo indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione, in tanti ci state scrivendo la vostra storia, ecco, come è intervenuto Padre Pio nella vostra vita. Antonella ci racconta quello che accadde molto tempo fa, 15 anni, quando per la prima volta sogna un vecchietto con la barba bianca che la saluta con un fazzoletto dalla finestra e le sorride. Non sa chi sia quell'uomo finché un giorno, a casa di sua nonna, riconosce la sua immagine su una foto. È Padre Pio. Da quel sogno Padre Pio è entrato nella mia vita, racconta Antonella, ricordando come il santo cappuccino l'abbia guidata nei momenti più difficili, soprattutto attraverso i sogni. Ecco, l'episodio più significativo, racconta, è del 2009, quando Antonella e suo marito decidono di dare un fratellino a sua sorella Noemi. La gravidanza però si interrompe dopo quasi 3 mesi, nonostante il dolore Antonella accetta la volontà del Signore e immagina che il bambino perso fosse un maschio, dandogli così il nome di Francesco, come Padre Pio alla nascita. I medici le consigliano di aspettare ancora altri 5 mesi prima di provare ad avere un altro figlio, ma Noemi, con la spontaneità dei suoi 3 anni, le dice: «Mamma, io non voglio un fratellino o una sorellina, ma voglio 2 gemelli». Antonella, ancora scossa della perdita, le risponde: Noemi, allora dobbiamo fare tante preghiere a Gesù». Nella notte del 10 ottobre 2009, Antonella sogna Padre Pio, che benedice la sua famiglia e le chiede: «E tu cosa vorresti?». Pur non avendo il coraggio di esprimere quel desiderio, ancora poi il santo aggiunge: «Tanto lo so quello che vuoi, ma tieniti pronta, perché questa volta non sarà uno, ma 2». La mattina successiva Antonella racconta il sogno al marito. Incredibilmente, nonostante le diverse previsioni mediche, dopo 28 giorni scopre di essere nuovamente incinta. La prima ecografia, la sorpresa, sono gemelli. Dopo 5 mesi Antonella rivela questa notizia alla bambina Noemi, che risponde con naturalezza: «Sì, mamma, sono 2 gemelli». Né Antonella né il marito lo avevano raccontato alla bambina, ma alla domanda su come facesse a saperlo, la stessa Noemi risponde: «Mamma, Gesù ascolta le mie preghiere». Ma la gravidanza non è senza difficoltà. Antonella inizia ad avvertire dolori, viene ricoverata d'urgenza, i suoi bambini rischiano di nascere prematuri, con poche possibilità di sopravvivenza. Nonostante la paura, Antonella cerca conforto, affidandosi a Dio, confidando nel Signore e nell'intercessione di Padre Pio, e quindi compra un libro, legge un libro su Padre Pio. In quel momento decide anche di affidarsi ad un amico che è molto devoto di Padre Pio, che anche lui in un percorso di conversione, aiutato dalla grande devozione verso il Santo Cappuccino. Dopo qualche giorno è proprio lui che la chiama e la rassicura: «Non preoccuparti, i tuoi bambini nasceranno a termine, belli, santi e sani, come vuole Padre Pio». L'indomani i medici confermano che la situazione è migliorata. Antonella viene dimessa. I gemelli Daniel Pio e Thomas Umberto nascono naturalmente alla 36esima settimana, pesando 3 kg ciascuno, proprio il giorno in cui Padre Pio è stato canonizzato, il 16 giugno. Antonella, insieme al marito, vede questo come un vero e proprio segno di protezione. 5 anni dopo nasce anche il terzo figlio maschio, Manuel. Oggi Antonella è una mamma felice di 4 figli, con un bambino in cielo, e ogni giorno ringrazia il Signore e Padre Pio per le tante benedizioni ricevute.